65. Inoltre è imputato di numerosi omicidi e tentati omicidi. Gliele ricordo in sintesi. Omicidi di Cristina Giuseppe, commesso in Palermo il 30 maggio 1978. Di Giuliano Boris, commesso in Palermo il 21 luglio 1979. Di Ferdico Vittorio, 11 agosto 1979. Di Basile Emanuele, 4580 in Monreale. Sirchia Giuseppe Gambino Giacomo, 22 maggio 1978. Bontate Stefano, 23 aprile 1981. Inserillo Salvatore, 11-5-1981. Tentato omicidio di Spitale Francesco e Capuano Agostino del 10 maggio 1981. Omicidi di Teresi Girolamo, di Franco Giuseppe, Federico Salvatore e Federico Angelo, successivamente in Palermo, successivamente al 26 maggio 1981. Omicidio di D'Agostino Emanuele, successivamente al 26 maggio 1981. Di Dinotto Francesco, il 9 giugno 1981. Severino Vincenzo e Salvatore, anteriormente al 28 maggio 1981. Gnoffo Ignazio, 15 giugno 1981. Tentato omicidio in danno di Pillitteri Carmela, 15 giugno 1981. Tentato omicidio in danno di Contorno Salvatore e Foglietta Giuseppe, 25 giugno 1981. Di Fazio Giovanni, 9 agosto 1981. Pecorella Stefano e Inserillo Giuseppe, prima metà agosto 1981. Badalamenti Antonino, Carini, 19 agosto 81. Gallina Stefano, Carini, 1 ottobre 1981. Tentato omicidio in danno di Simonetta Maria nella stessa data. Patricolo Francesco, 2 ottobre 1981. Mandalà Pietro, 3 ottobre 1981. Mazzola Emanuele, 5 ottobre 81. Mafra Giovanni, 14 ottobre 1981. Mafra Francesco e Grado Antonino, 14 ottobre 81. Rugnetta Antonino, 8 novembre 1981. Di Gregorio Salvatore, dopo il 4 gennaio 1981. Teresi Francesco Paolo, Ienna Michele, Grado Antonino, 9 gennaio 82. Di Fresco Giovanni, 9 gennaio 82. D'Agostino Ignazio, 11 gennaio 1982. Di Fresco Francesco, 12 marzo 1982. Mandalà Francesco, 5 aprile 1982. Spitalieri Salvatore, 15 aprile 1982. Romano Pietro, Imbarazzate di Bollate, 15 marzo 1982. Spica Antonino Milano, in Milano, il 15 aprile 1982. Corsino Salvatore, in Palermo, 17 aprile 82. Franzolin Silvano, Raiti Salvatore, di Barca Luigi, Ferlito Alcia, di Lavore Giuseppe, 16 giugno 1982. Greco Salvatore, 21 luglio 82, tentato omicidio di Greco Angela e Greco Giuseppe, nella stessa data. Gina Giacomo, 24 luglio 1982, Giacone Paolo, 11 agosto 82, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Setti Carraro, Emilia Russo Domenico, 3 settembre 82 e 15 settembre 82. Buscetta Benedetto Antonino, 11 settembre 1982, Zucchetto Calogero, 14 novembre 82, Genova Giuseppe, D'Amico Antonio, D'Amico Razio, 26 novembre 82, Ficano Gaspare e Michele, 26-12-1982, Amodeo Paolo, 27-12-82, Buscetta Benedetto e Vincenzo, 29 dicembre 1982, Benfante Giovanni, 5 febbraio 1983, Bellini Calogero, 16 marzo 1983, Amadeo Giovanni, 16 marzo 1983, Di Pesco Vincenzo, 17 marzo 1983, Badalamenti Silvio, 2 giugno 83 a Marsala, Sorci Antonino, Carlo e Francesco, 12 aprile e 5 giugno 1983. E inoltre è imputato di tutti i reati connessi con i predetti omicidi, come porto illegale d'armi, porto illegale d'armi da guerra, detenzione di esplosivi e altri furti, danneggiamenti connessi con tutti questi omicidi e tentati omicidi. Lei non è stato mai interrogato? No, no. E quindi mi ha interrogato il giudice Falcone. Va bene, questa è una cosa separata che non concerne questa corte d'assise. Va bene. Queste sono le contestazioni che le vengono fatte. Che cosa ha da dire? A tutto quanto lei ha letto, io solo le dico una parola.
La violenza non fa parte della mia dignità. Come spiega tutte queste accuse nei suoi confronti? Perché se anziché chiamarmi Michele Greco mi chiamasse ad esempio Michele Roccapennunza, tanto per dire, non mi troverei qui. È tutta una storia basata sulla lettera anonima. E siccome il mio nome faceva in un certo momento cartellone, e allora si costruì questa montagna, un mare di calunnie sulla mia famiglia. Lei sa che queste imputazioni sono dovute in massima parte alle dichiarazioni che hanno reso Buscetta, Tommaso e Contorno Salvatore, che l'hanno indicato concordemente come il capo della commissione di Cosa Nostra, che, scusi un attimo che io finisco di parlare e poi lei potrà rispondere, che presiederebbe a tutti i più gravi delitti che vengono commessi in Palermo, e inoltre come il capo della commissione interprovinciale, nella quale lei rappresenterebbe anche certi mafiosi napoletani, come Nuvoletta. Non le conosco, signor Presidente. Conosco solo due napoletane per motivi di lavoro. Perché noi ogni anno facciamo un mare di produzione, dico un mare, e bisogna cambiarli in denaro per il bene della collettività del mio piccolo mondo, che ci ho io un piccolo mondo, dove sono io, i miei collaboratori che sono gli operai, io li chiamo collaboratori perché ho tanto di rispetto per questa gente che li chiamo collaboratori, e le piante naturalmente. Quindi dopo un anno di lavoro c'è la fatica di cambiare la produzione in denaro, con tutte le difficoltà che ci sono. E man mano che abbiamo perduto i mercati all'estero, ho trovato il rifugio a Napoli e conosco due persone, e non conosco altri, li conosco per motivi di lavoro. La nostra attività è stata sempre l'agricoltura. Incominciò il mio bisnonno, anzi ai tempi del mio bisnonno c'era il pascolo, da noi non c'erano agrumeti, c'era il pascolo, c'era la coltivazione del sommacco nel secolo scorso, e questa era l'attività del mio bisnonno. Il suo bisnonno si occupava? Poi il mio bisnonno, sì, di quali terreni si occupava? Passò la vita in questa... Ora chiamiamola famosa perché i calunniatori l'hanno reso famosa, questa azienda Favarella, che è un'azienda di lavoro e di dignità, non è quello che dicono i calunniatori. E di là sono passate tante, tante persone per bene e illustre. Lei si ricorderà di Sua Eccellenza Pile, si ricorda? Sì. Sua Eccellenza Pile aveva la chiave di Favarella e veniva a Favarella, e Sua Eccellenza Pile ci diede in affitto la proprietà che aveva in Sardegna. Noi siamo di Croceverde e Giardina, signor Presidente, tengo a precisare, e il mio mondo è a Croceverde e Giardina. Si dice sempre Greco di Ciacub, Greco di Ciacub. Noi non siamo di Ciacub, siamo di Croceverde e Giardina, dove sono nato, sono cresciuto, dove c'è il mio lavoro, dove conosco tutte. Fino a una certa età io conosco tutti, e tutti ci vogliamo bene, ci rispettiamo, tutta la borgata. I giovani non li conosco di vista, ma fino a un'età so che, ma i giovani non li conosco. Senta, lei e ha lì conosciuto... è il mio lavoro. Sì, continui, sì, se ha finito, volevo chiedere, lei ha conosciuto un giovane che si chiamava Salvatore Di Gregorio? No, sconoscevo l'esistenza di questa persona, signor Presidente. Ma dicono, cioè dicono, conoscevo risulta... l'esistenza, poi attraverso i giornali ho saputo. Sì, risulta dagli atti che questo Salvatore Gregorio, chiamandolo con rispetto come Don Michele Greco, avrebbe indicato come capo di questa mafia di Palermo. A me mi chiamano in campagna Uzzu Michele, perché sto donne non l'ho mai sopportato da ragazzo, e ho abituato ai miei collaboratori a chiamarmi zio. Uzzu Michele.
Uzio Michele, e poi praticamente in campagna diventò Uzio Michele. Sto donne non a questo è... proposito, c'è Sinagra Vincenzo, nato nel 56, che nel confronto che ha fatto con Caracane Salvatore ha detto che poi ci avrebbe pensato Uzio Michele, proprio come dice lei. Scusi, vede, questo argomento non lo afferro bene. Nagra Vincenzo, parlando in sede di confronto con l'avvocato Salvatore Caracane, ha detto, dice, poi ci avrebbe pensato Uzio Michele, siccome lei mi ci sta portando lei... Ma chi è sto senatore Vincenzo? Ma scusa, chi l'ha visto mai? Lei non l'ha mai conosciuto. Non l'ho mai visto, ma chi l'ha visto mai? Io sconosco l'esistenza, ora dai giornali qualche nome mi viene fuori, ma io sconosco l'esistenza, io ho un mondo per i fatti miei, un mondo di lavoro e di persone per bene. E tutte le famiglie che sono miei amici, lo grido sempre, li ho elencate al giudice Falconi, ce l'ha tutte elencate. Lei si sta difendendo dinanzi a questa Corte d'Assise di reati molto gravi, quindi ce l'elenchi pure qua. Non c'è motivo che lei faccia riferimento solo all'interrogatorio di Falcone, perché quello per ora è coperto dal segreto istruttorio. Quindi ci dica pure. Mi deve scusare, non... Non lo percepisce? Alla volta questo microfono purtroppo non... L'argomento dunque, io non lo afferro bene, non sento... No, desidero che lei elenchi... Cioè, il tono qui che non, per sì. Me non va bene. Sì. Che è rimasto latitante? Ma per due motivi, signor Presidente. Non avevo esperienza del Lucciardone. Mi sembrava una cosa allucinante proprio. E poi subentrò il processo di Caltanissetta, sa. Ragione di più. Sì, ma un processo di Caltanissetta fatto con quel sistema, cosa vuole? Aspettavo. Un sistema aspettavo. Qual era? Aspettavo. Mi chiarisca. Io, cosa vuole? Io per natura, grazie a Dio, so aspettare, signor Presidente. Non sono come quelli che si trovano alla fermata e aspettano l'autobus e continuamente fanno così, così. No, io so aspettare e so soffrire. E sono sempre sereno, signor Presidente, sono sempre sereno. Lei pensava che... Sono sempre sereno perché in me c'è un dono inestimabile che non ce lo può regalare nessuno, ma noi stessi, la pace interiore. La pace interiore c'è in me, ovunque mi trovo, sono in cella isolato, non posso ricevere cibi dalla famiglia, mi devo adattare a quello che mi danno. Ma non è un problema per me, perché io so comandare il gusto, lo comando io il gusto, però il corpo è entrato in sciopero, sa. Non posso comandare l'energia, il gusto sì, ma l'energia no, peccato, perché uno a 62 anni se potesse comandare pure l'energia sarebbe una cosa troppo meravigliosa. Ma lei ne ha 57? No, 62. Quando è iniziata questa brutta storia ne avevo 57 e prima e sei mesi prima di incominciare questa brutta storia ho fatto il rinnovo del passaporto e me l'hanno dato senza nessuna difficoltà, il rinnovo del passaporto, perché ero incensuratissimo. Nella mia vita non ho avuto mai nemmeno una contravenzione, perché ho pure l'educazione di sapere posteggiare la macchina, signor Presidente. Sintere. Oggi sono diventato Nerone, Tiberio, peggio ancora. Senta, Zazza, Nuvoletta e Bardellino. Lei mi ha detto che Nuvoletta non le ha mai conosciute. Non conosco né Zazza, non conosco Nuvoletta, non conosco Bardellino, non li ho mai viste. Non li conosco e non ho motivo di conoscerli, signor Presidente. Sì, tuttavia un certo Pasquale D'Amico che dice che l'avrebbe incontrato a Marano presso i Nuvoletta. Ma quale Nuvoletta? Lei ma non qual... ha mai conosciuto un non certo... Non li conosco, signor Presidente. Sì, anche Contorno sostiene che lei di averlo visto nel 74... E nel 79 l'avrebbe visto. Signor Presidente, tutto quanto ha detto Contorno, io dimostrerò a questa Corte, non con parole, con fatti, che è fatto. Però la Corte
mi deve concedere questa grazia. Dobbiamo andare sul posto. Non basta qui che io spieghi, non è sufficiente. Lei mi deve concedere questa grazia. No, grazie dobbiamo a lei. Dobbiamo andare sul posto. Sul posto io cosa ingresso. Per cosa? Va bene, le dimostrerò chiede praticamente che il contorno è falso. Un sopralluogo è della un corte. Gran bugiardo, questo. Andiamo ad altre persone. Lei ha conosciuto Bontate Stefano? Sì. Conosceva il padre. Conosceva il padre. Il padre 40 anni fa veniva a prendere gli innesti da noi, del famoso mandarino tardivo. Perché questo mandarino tardivo, questo prodotto eccellente, che è stata una provvidenza sia per noi sia per tutta la borgata, spuntò in casa nostra. E infatti il padre di Stefano veniva a prendere gli innesti da noi. Era un conoscente di papà e io ricordo benissimo sia Stefano che Giovanni con i pantaloncini corti che venivano col padre. E li conosco. Che rapporto hai avuto con Stefano? Il povero Stefano veniva spesso da noi. Siccome da noi c'è una riserva, che c'è la più bella riserva che ci possa essere in Sicilia, veniva spesso a allenare i cani. Per cacciare infatti, conigli? Per cacciare conigli? Per cacciare conigli? Sì, allenava i cani, siccome aveva grande passione per... Dico, la riserva naturalmente sì, è un po' per tutti. Sì, è una riserva di conigli, sì. Soprattutto di conigli? Soprattutto di conigli. Poi durante la passata delle quaglie ci sono le quaglie. Per il venerdì santo, giorni prima della disgrazia, eravamo assieme e stiede con me fino a sera via Favarella per il venerdì santo, poi il mercoledì successe la disgrazia. Infatti io l'avevo invitato, sì, l'avevo ma... invitato per il lunedì di Pasqua, c'ho qui lunedì io sarò qui perché metti il richiamo se ci sono quaglie, dice no, Giotte si impegna con la famiglia, dice non posso venire. Poi il mercoledì successe quello che è successo. Tutto qui, signor Presidente. L'ha conosciuto Nino Salvo, lei? Nino Salvo? Sì. Sì, l'ho conosciuto. Era in buoni rapporti con lui? Buoni rapporti, l'ho conosciuto, una persona squisita, un signore. Ha avuto rapporti di affari col Salvo? No, rapporti di affari no. Io l'ho conosciuto tanti anni fa, che io non ricordo esattamente quando, che me lo fece conoscere allora Stefano, per fatto delle tasse. Stefano chi? Stefano Bontate. Bontate? Sì. Me lo fece conoscere dove? A Palermo? No, lì dove aveva l'ufficio, verso Piazza Marina, dove c'aveva l'ufficio. Tanti anni fa? Sì, sì. Tanti anni fa, presso a poco quando? Ma che so, verso il 74, non ricordo esattamente, signor Presidente. 74. E Ignazio Salvo l'ha conosciuto? No, non me lo ricordo. Che è il cugino? No, non me lo ricordo. Senta, Buscetta Tommaso, lei l'ha conosciuto o non l'ha conosciuto? No, io non lo conosco. Io non l'ho mai conosciuto, signor Presidente. Ma non posso dire che lui non mi conosce. Perché io ho 40 anni di pedana, non solo, ma le devo aggiungere, da quello che ho sentito in questi giorni, siccome era un amico inseparabile del mio parente Totò Greco, un amico inseparabile, non posso escludere che questo signore sia venuto pure a Favarella. Che questo mio parente era appassionatissimo di caccia, era pazzo per la caccia e veniva spesso da noi a fare delle cacciate in comitiva. E quindi non è che possa escludere che questo signor Buscetta veniva pure lì, non lo posso escludere. Che fosse venuto quindi a Favarella, come dice Buscetta, che dice che l'ha visto a lei anche a Favarella. E qui nasce la mia storia, signor Presidente, perché fra gli anni 60-70 questo nome Greco era sempre in prima pagina tutti i giorni sul giornale, in prima pagina, greco. Greco Salvatore. Come... Ora, nell'82 presero il sottoscritto e fecero il Papa. E
fecero il Papa. Quindi questo Buscetta, lei dice, potrebbe anche darsi che sia venuto con Cicchitello. Certo, certo. Ma che cosa, motivo? La cosa più semplice e più facile di questo mondo, veniva spesso in comitiva a farsi cacciate, a cacciare. E come spiega le accuse di Buscetta nei suoi confronti? Quali sono i motivi? Nei miei confronti? Bisogna chiederlo a lui chi gliel'ha ordinato, perché Buscetta è un portavoce, signor Presidente. È un portavoce. E lei, secondo bisogna lei... Bisogna chiedere a lui. Ma chi lei... te l'ha ordinato di accusare a questo signore? Ma lei non e ha... E bisogna chiederlo anche all'altro, a contorno. Ora ne parliamo di contorno. Dico, comunque, sei un prestanome, lei non ha nessuna idea in merito? Cioè... Mi scusi, signor Presidente. Dico... Lo ripeto. Se ci sono parole che io non afferro, mi deve scusare. Dico, lei dice è un prestanome. Dico, lei ha qualche idea su chi potesse essere colui che induce il Buscetta a fare queste dichiarazioni? No, signor Presidente. Il Deus ex machina. La cosa a me lo posso dire, la cosa a me non interessa. Io non voglio fare nessun pensiero. E come pensiero. Non la interessa? Scusi. Non voglio fare nessun pensiero. Mi accusano. E io rispondo alle accuse e dimostro a questa corte che ciò che mi accusano è falso. Questo è il mio compito. Fino a che mi è consentito. Ma se lei ci dicesse da chi possono provenire e chi avesse interesse a fare queste accuse, questa sarebbe un'ulteriore dimostrazione che potrebbe essere a sostegno del suo assunto. Ma signor Presidente, che tutte le lettere anonime che me le ha scritte? La mia storia non incomincia su lettere anonime. Se lei approfondisce, che non manca a lei di approfondire, lei vede e scoprirà la mia storia. Da dove inizia? Dalla lettera anonime. Dalle lettere anonime comincia tutto questo disastro sulla mia famiglia. Questa è la vera storia, signor Presidente. Vada a fondo, io la prego, proprio approfondisca. Ma comunque... La storia incomincia dalle lettere anonime dell'82. Vabbè, lettere anonime, sappiamo che ci sono state lettere anonime. E purtroppo... poi man mano, cominciando tutti i giorni sul giornale, questo nome, spuntano pentiti, ora si chiamano pentiti. Il contorno lei non l'ha mai conosciuto? Non l'ho mai conosciuto, non ci ho avuto mai a che fare. Ma neanche visto? Neanche visto? No, no, l'ho visto qui, questo personaggio simpatico e tutto quanto. Ma certo, ovviamente, la simpatia è anche questione di soggettiva, ovviamente non può essere simpatico. Ma signor Presidente, io le devo raccontare un particolare del contorno. Questo, ci dica. Un particolare. Un giorno c'era lì in azienda Tanuzzo l'autista di papà, e non si poteva dare pace. Ma che hai? Non me lo vuole dire, ma dimmi che cosa, perché era infastidito veramente. Dice, ma che era un po' barbuziente. Dice, c'è quel, non ripeto la parola, non la ripeto, non la posso ripetere. Dice, c'è... un figlio, devo ripetere però le parole di Tanuzzo l'autista. C'è, dice, un figlio di Sasà a Crapara, che viene ogni domenica a conigli qui. E che ne deve fare? Dice, no, non è giusto, dice, perché lui se domandasse un permesso, dice, la negativa, dice, no, non verrebbe fatta. Ma chi è sto figlio di Sasà a Crapara? Dice, è un figlio di Don Antonino Cuncuenno. Un cuenno, dice, per dire un cuenno, per dire la famiglia, signor Presidente. Perciò conosce la mia azienda, un figli Sasaga, pare, che conosce bene Favarella. Grazie. Che veniva la domenica noi non andavamo lì. La domenica uno si prendeva il riposo e lui saltava e se ne andava a conigli. E conosce l'azienda. Viene qui, io conosco Favarella, grazie. Perché non racconta come la conosce? Saltava... il muro di recinzione? Sì, è recintato. Lei mi deve fare questa grazia, deve venire lì per rendersi conto, mi crede? Se lei non viene lì, mi può credere a metà di quello che io dico. Quando verrà lì, lei si renderà conto. La corte, ovviamente. Ma io non esigo risposta, no, non è che poi vi dico le vostre impressioni. Affatto. Ma certo.
Ma c'è anche la città sotterranea che devo presentare. Signor Presidente, la città sotterranea, la grande scoperta, che hanno mobilitato tutti i mezzi di comunicazione sociale per divulgare questa grande notizia. Sì, io proprio la città sotterranea. E le faccio presente, signor Presidente, sì. Mi scusi che lo interrompo, presente che questa è una grotta creata dal Padre Eterno. E nel periodo della guerra, non so se lei si ricorda del periodo della guerra. Come no? Questa grotta ospitò più di 1000 persone. Dico più di 1000 persone, quando suonava la sirena di allarme, tutte dentro la grotta, che le poteva ospitare. Quindi questa grotta che ospitò più di 1000 persone è conosciuta da tutta la gente delle zone. Oggi diventa una grande scoperta sotto il salotto Casa Greco, la città sotterranea. Perché come ci debbono calunniare? Come si debbono costruire queste calunnie giorno per giorno? Quella botola che permette di scendere... Ma la botola era che si scendeva, c'è una scaletta, che quando lei verrà lì, lei vedrà che questa scaletta avrà una vita di 2000 anni, che non è costruita ora. E la botola risale al tempo della guerra? La botola è sopra la scaletta, lasciata appositamente. Che mai sia, speriamo che mai ci sia bisogno di... Perché ha voluto rimandare il suo interrogatorio? Ma qual è questo qui? Sì. Ma per tanti motivi, signor Presidente. E cioè, per quali? Ma per tantissimi motivi. Come prima, quando sono arrivato, ero come una lepre abbaiata. Dopo quattro anni. Ma noi l'abbiamo mi deve scusare. No, per carità, non voglio interrompere. Dopo quattro anni di stare in montagna, dopo quattro anni di stare in montagna solo, e che stavo solo, arrivai qui, quindi. Poi all'isolamento. All'isolamento, che sono fino ad oggi all'isolamento, dove io non posso ricevere cibo da casa, come ho detto poco fa. Mi danno il vitto, quello che è, non dico niente. Ma lei mi deve credere, signor Presidente, la mia presenza in quella gabbia lì è stata semplicemente per un rispetto a questa corte. E basta. Quando lei mi vede nella gabbia è un rispetto a voi tutti. Non mi voglio assentare, voglio mettere la mia presenza. Non sento niente. Di là non sento una parola, completamente. Non vedo bene di là, vedo di voi le ombre, non vedo. Ho chiesto delle visite di un medico di fiducia e lei gentilmente me l'ha concessa. No, io glielo come ho fatto. Però... Sino ad oggi non si è attuata la visita del professore Cucco. Ha occhiali a disposizione. Però... Ma il professore Cucco non è voluto venire lui, perché noi abbiamo... Presidente. No, affatto, signor Presidente. Che cosa è successo? Il fatto, Presidente. Il direttore del carcere ha richiesto l'autorizzazione a tutti i giudici che si occupano del signore. Io l'ho data. C'è una richiesta che gira per tutta l'Italia. Ci siamo attivati per la nostra parte e abbiamo portato dei documenti. Anche il Ministero per gli occhiali pare che debba intervenire. Ecco, una situazione veramente difficile da parte dell'imputato, dal punto di vista umano. E aspettiamo ancora che il professore Cucco sia ammesso. Sino a ieri abbiamo avuto una ennesima telefonata in questo senso. Questo mi dispiace dal punto di vista umano, ma io l'ho già dato subito l'autorizzazione, come è mio costume. È un'occasione che ci si presenta e la rappresentiamo al collegio. Sì, e mi pare anche giusto che lui possa... Che la Corte ha autorizzato, per la verità. È una questione burocratica. Ma al carcere Signor Presidente, mi deve scusare. Se ad esempio ho chiesto una visita dell'otorino, che ho due sirene nelle orecchie, due sirene, non sento. Anche noi spesso. E non arriva nessuno. Forse occorre un referendum per io ottenere un medico. Facciamo il referendum e così mi possono visitare. Io posso rispondere per quello che mi riguarda. No, io la ringrazio, lei subito mi ha concesso di poter essere visitato. E io la ringrazio nell'occasione. Pensavo che già fosse stato fatto, evidentemente in Italia e le quindi, cose vanno... E io ero lì ed aspettavo proprio questo giorno, signor Presidente. Io ero come il calciatore infortunato che ha voglia di giocare e non può scendere in campo perché è infortunato. Senta, e sono stato io così, un calciatore infortunato, isolato in quella gabbia. E che aspettavo questo momento,
aspettato. Lei qualche soprannome ha avuto pure? Come? Qualche soprannome lei l'ha... No, io mai, a 57 anni, la fumata bianca, papa. C'è un periodo di Natale, è Natale del 1982, dove io sono imputato, ma chissà di quante cose. Io devo fare presente a questa corte che io proprio per Natale del 1982 ero solo in montagna, dico solo in montagna, in una casetta diroccata, un po' diroccata, ed ho passato il Natale lì. E poi mi venne l'idea di scrivere nel muro col carbone, perché non avevo altri mezzi, col carbone che faceva il fuoco, che faceva un freddo, un freddo inverosimile. Col carbone ho scritto Natale 1982 e credo che sotto c'è MG. Ed ho passato il Natale in quella casetta. L'ho fatto presente al giudice Falcone, dice andiamo a vedere. Ora io lo chiedo a questa corte di concedermi questa grazia, andare a vedere questa data lì. Che... Ma lei deve dirci dove è la villa prima. Dove è la casa? In montagna. Andremo in montagna. Montagne ce ne sono tante. Montagne. In montagna. Montagna dov'è? Giaculli? Non so come si chiama questa. Vicino Giaculli? No, ma che vicino... Madonie, sulle Madonie. Vicino... Se non è in grado di indicarlo, vicino è difficile che la corte ci possa andare. Vicino Monte Maggiore, da quelle parti. Monte Maggiore è bel sito. Sì. Senta, la Roccapietro con la sua Mercedes, che cosa ci faceva a Caltanissetta? Come? La Roccapietro. Sì. È stato arrestato mentre guidava la Mercedes intestata a suo nome e si trovava a Caltanissetta. Se lei sa che cosa... Ma una cosa semplicissima. Durante il processo di Caltanissetta noi avevamo un avvocato di Roma, un certo Rufino, mi pare, se non è. Se non che un giorno telefonò a casa mia chiedendo una cortesia a mia moglie se poteva mandare la macchina all'aeroporto. Mia moglie dice, senz'altro, dice Mandela. E mandò questo ragazzo, la Roccapietro, il lavapiatte, praticamente, il lavapiatte, che poi è diventato uomo di onore, cresciuto all'ombra del padrino. Giornale così portò, a carattere grande. Non credo così che portò. Sia questo. Così portò il giornale. Il giornale sì, ma dico l'attività, il giornale, uomo di onore cresciuto all'ombra del padrino. Comunque, andiamo avanti. E allora... Mandò la macchina all'aeroporto a prelevare questo signore. Questo signore all'aeroporto si fece accompagnare a Caltanissetta. Arrivato a Caltanissetta, non ebbe la delicatezza di scendere dalla macchina e farsi 200 metri a piedi. Si fece lasciare proprio davanti il tribunale. Anzi, come non entrò in aula, in macchina, io non me lo so spiegare, forse non poteva entrare. E allora senza sirena. E succede se la fine del mondo. La macchina di Greco a Caltanissetta sfida lo Stato, si è scritto, sfida lo Stato. E io ero in montagna col mulo, ho chiesto al mulo, ma tu hai sfidato lo Stato, non mi diede risposta. Questa è la situazione, questo si è detto. E quella della pista di atterraggio, non la sa lei? Che io avevo la pista di atterraggio e viaggiavo in elicottero, non l'ha sentito, certo lo sapeva pure. Avevo la pista di atterraggio e viaggiavo in elicottero e in montagna viaggiavo con un povero mulo e da quel momento l'ho chiamato elicottero e si chiama elicottero il mio mulo perché viaggiavo in elicottero. Senta, il cognato di La Roccapietro fa pure l'autista per lei? L'autista del ragazzo cresciuto in casa nostra. Si chiama? Mi dice a Pietro, poveraccio, si trova in galera. Uno che ha zappato una vita ha zappato quel povero ragazzo, è cresciuto in casa nostra. Senta, Galati Antonino? Antonino Galati, dipendente suo? Sì, tutta una vita ha passato da noi. Ha una casa di abitazione all'interno del fondo Favarella? Sì. E ci può descrivere in relazione all'ubicazione del fondo questa casa dove si trova? Ma poi... Sì. Quando ci andremo? Ma sì, se per caso sì. Non ci dovessimo andare, lei no, ci può no, dare un... Andiamoci a vederla, è molto importante. Mi deve scusare. Allora, riserviamo questa domanda. Comunque la casa è all'interno dell'abitazione. Perché, sì. Lo dico, perché Contorno avrebbe detto che vicino alla casa di Galati Antonino avrebbe visto in funzione nel fondo Favarella
la raffineria di eroina, con dolore, con odore acre che veniva da lì dentro. L'odore, sono sicuro che... I Filippo che lavoravano. Sì, sì. Ecco perché la motivazione. Ne siamo grati, ma noi abbiamo fatto una domanda di carattere generale. Andiamo a vedere, tante cose saranno delle tigri di carta. Ma chi era in possesso delle chiavi del cancello di Favarello, o dei cancelli di Favarello? Ma delle chiavi qualche operaio così, e chi? Ai tempi quando c'era la caserma dei carabinieri a Roccella, infatti Crocevede Giardina dipende del Roccella, ecco, e Ciaculli dipendeva del Biancaccio. Ora lì alla caserma dei carabinieri del Roccella tenevano sempre la chiave del fondo Favarella, sempre, di sé, dai tempi di mio nonno, la chiave, venivano in ciao. Infatti poi... E ai tempi suoi pure? Ai tempi suoi pure? Sì, sì, poi non so, non ricordo quando... Verso il 74, così, la caserma l'hanno levata e la portarono ad Acqua dei Costali, non so il perché, comunque. Poi, c'è, poi c'era scusi, anche... Scusi. Ad Acqua dei Corsari queste chiavi le hanno conservate? Sa niente lei se l'hanno... No, poi quando... Le hanno adoperato mai? Ma quando poi se ne andarono lì ad Acqua dei Corsari non si vede più nessuno. E fu verso il 1974. Poi le faccio presente anche... che c'era il colonnello Russo che aveva pure la chiave, ebbe la chiave quando era tenente. Quando era tenente ebbe la chiave e veniva sempre. Poi con la promozione non l'ha avuta più. Poi non l'ha avuta più con la promozione, l'ha mantenuta. Sempre, ma veniva sempre, sempre. Poco prima di morire venne a trovarci. Poco prima di morire. Vabbè, continuiamo allora. Per quanto riguarda scusi, l'istanza di... questo argomento, mi scusi Presidente. Sì. Se può fare il nome... di tutti i marescialli dei carabinieri e ufficiali dei carabinieri che hanno avuto nel tempo, fino a epoca recente, la chiave dei cancelli di Favarella. Questi nomi lui li ha già fatti, se vuole ripeterli. Sì, li ha fatti in altra sede. Li avrà fatti in altra sede. E che significa? Risponde pure qui. No? Ma mi pare che non riesco ad esprimermi bene in italiano, dico li avrà fatti in altra sede, quindi è giusto che li faccia qua. Ma se vuole io lo posso ripetere. No, no, io sono d'accordo, dico lei, siccome dice questi nomi li ha già fatti, ma noi non li conosciamo perché sarà stato fatto in altra sede. Dunque, lei può fare i nomi dei marescialli o brigadieri, dei carabinieri che avevano questa chiave, i nomi proprio, i cognomi. Ad esempio il maresciallo Scala. Scala? Scala. Scava con la V finale o Scala, come la Scala? Come la Scala, come esatto. La Scala. Scala. Vabbè. Poi il maresciallo Ferrante. 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 Tutti questi della stazione dei Carabinieri quando era? A Roccella. A Roccella. Il maresciallo Fogliani. 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 Il brigadiere Maltese. Questo è il ricordo, signor Presidente. Va bene. Dei pure ufficiale la sì, sede, sì. Il colonnello cioè il c'era... tenente russo, capitano russo che poi sì. Tenuto il colonnello. E ce n'erano ancora, c'era il colonnello Porto. Porto. Porto, che allora comandava la compagnia a Palermo. C'era il capitano Zummo. Il capitano Zummo che era un cacciatore, aveva la chiave e veniva quando voleva. Questo è. Sì, fino a che anno però questo? Deve dire anche gli anni in cui dava queste chiavi e in cui le ha date, se no il discorso rimane troppo vago. Fra gli anni 60-70. Gli anni 60-70. E poi il povero colonnello Russo fino alla morte. Anche il colonnello Porto pure, gli rimase a lui. Poi se ne andò in pensione, le Calabrie. Storno. Avrebbe chiesto dei favori a suo fratello Salvatore, sì. Detto anche il senatore. Esattamente, ora chiariamo questo punto pure, signor Presidente. E ci dica. No, il contorno ha ammesso di essersi rivolto a suo fratello, detto il senatore, e di avergli chiesto, mi pare per un fratello, se la memoria non mi inganna, Giorgio. Ecco, per il fratello Giorgio, uno di farlo impiegare. Questo ha detto. E non avrebbe avuto nessun esito. Esatto. Lei che ci può dire su questo? Non le posso dire questo. Siccome mio fratello da ragazzo si è interessato di politica, che se nasce il senatore, tutto qui. Si è interessato di politica però a livello locale, lì a Crocevede Giardino, dove sono tutte democristiane, tutte indistintamente democristiane. Perché dopo
la liberazione che si incominciò a votare, tutte, perché vote? Pu signoruzzo. E tutte si sono adeguate e tutte si sono incanalate pu signoruzzo. E pu signoruzzo votano e votano per la Democrazia Cristiana. E mio fratello per 40 anni si è interessato della Democrazia Cristiana. Sì. Ma non per interessi di egoismo personale, perché noi all'infuori del nostro mestiere di zappare, raccogliere i mandarini, non abbiamo altre attività, solo questo. Non abbiamo appalti, non abbiamo costruzione, non abbiamo attività di nessun genere. Ma per favorire qualcuno, bisognoso. E favorire? Allora, se uno contorno. Favorisce il prossimo, non torniamo solo. Al contorno. E il padre del contorno chiedeva un posto fino per suo figlio. Ah, il padre di contorno. Il padre chiedeva un posto fino per suo figlio, un ragazzo che aveva la quinta elementare a sé e no, e voleva un posto fino. Un posto fino non riesco a capire che significa, con una bella poltrona, un bouquet di fiori, una segretaria accanto, non so cosa per sé. Che cosa? Volevo sapere che rapporti corrono fra l'imputato e Mario Prestifilippo. I rapporti credo che sia, comunque lo può dire l'imputato. Mario Prestifilippo. Sì, l'ho battezzato io. Abitano vicino a casa mia e l'ho battezzato. E ho dopo visto il battesimo? Crescere, andava alla scuola e fino a quando, al momento che io poi me ne andai, andava all'università. Tutto qui. Parentela non ne avete? No, non siamo parenti. Parente no. Però i Prestifilippo sono parenti di suo fratello, Salvatore? No, neanche. No. Cioè volevo sapere se successivamente al battesimo ha avuto modo di trattenere rapporti affettuosi, di amicizia o semplicemente di conoscenza con il Mario Prestifilippo o no? Cioè se l'ha visto per l'ultima volta quando l'ha battezzato o dopo? Con questo Mario Prestifilippo sì. Poi l'ha seguito lei mentre questo ragazzo cresceva, insomma, avete avuto modo di... Cresceva e andava a scuola. Quando io lo vedevo gli raccomandavo sempre studia, laurea, dice studio, è tutto qui. Cioè gli voleva e bene? E ha studiato, dico. Ha studiato, ha frequentato le scuole? Sì, andava all'università, fino a quando io ero libero andava all'università, poi ora 4 anni che mancano. Quindi lo vide fino a quando andava all'università? Sì. Risulta anche agli atti che Inserillo, che lei ha detto mi pare di non conoscere. No, non lo conosco. Non lo conosco. Non l'ho mai conosciuto. Avrebbe protestato con lei quale... nella qualità di capo della commissione, perché l'omicidio di Cristina era stato commesso nel suo territorio senza che prima egli ne fosse informato e lei avrebbe risposto di non essere a conoscenza che si doveva commettere questo omicidio e che comunque di Cristina era stato ucciso perché confidente. Su questa circostanza lei nega. Non conosco Inserillo. Non conosco Inserillo e non conoscevo di Cristina. Vabbè. E non conosce nemmeno gli autori dell'omicidio Basile, anche se Puccio Vincenzo viene indicato come facente parte della sua famiglia. No, non l'ho mai visto, non lo conosco. E poi di queste Puccio, da noi non esistono. Da noi si sanno le famiglie. Che... Lucchese Giuseppe lo conosce? No, detto Lucchiseddu. Ma affatto, che ci sono Lucchese da noi, signor Giuseppe. Eppure questo Lucchese Giuseppe, assieme ad altre persone, è stato visto frequentare in estate la sua villa di Castaldaccia. Da me? Ma che sono pazze sono? Ma a questo punto si arriva. Queste sono Devo subire, devo incassare. Dichiarazioni che sono agli atti. Quindi... Perché mi deve scusare, sa? A Castaldaccia, io me ne vado con la famiglia e viene, ma che viene? Ma se non sa chi è, come fa a dire che non frequenta queste persone, scusi? Potrebbe essere il conte Lucchese Giuseppe che era solito frequentare lei. Non l'ho capito, scusa. Siccome si sta lamentando che frequentava che lei non frequentava queste persone dopo aver dichiarato di non conoscere Lucchese Giuseppe, mi pare che lei non abbia motivo di inalberarsi così se non lo conosceva. Ma se continuamente innominano persone, De Cristina, Inserillo. No, stiamo parlando di Lucchese Giuseppe. Lei ha detto non lo conosce. Non lo conosco. E quindi non può dire queste persone, perché non sa chi era Lucchese Giuseppe. Non solo che non lo conosco, ma non è un nome che esiste nella nostra borgata. Diventa una catena. Non esiste nella nostra borgata questo nome, Lucchese, Puccio, non esistono.
Era un nipote di Tommaso, era un nipote di Tommaso Spadaro. Tommaso Spadaro non lo conosco. Non lo conosco. L'ho visto sui giornali, ho visto la fotografia e tutto quanto. Qui. In effetti, a conferma che lei potrebbe non essere a conoscenza di determinate cose o comunque portato a una azione diretta, vi sarebbe il fatto che le uniche donne presenti ai funerali di Bontade erano la moglie di Greco Michele e la moglie di Tommaso Spadaro, compare del Bontade. Lei conferma questa circostanza? No, affatto. Che sua moglie è andata ai funerali di Bontade? No, affatto. No. Non è vero allora? No, non esiste. E che motivo aveva di non andarci sua moglie ai funerali di Bontade? Ma di solito mia moglie non va ai funerali perché si impressiona. Di solito, sempre è stata così. Ok. Io l'avevo preso come un elemento a suo favore, sotto un certo punto. Siccome io sono... Invece è stato smentito da lei dicendo che non va ai funerali. La verità è quella. Affatto. Non è andata. E allora... Quindi lei ha detto di non avere conosciuto il Salamone Antonino? No. Quindi tutto quello che riguarda i suoi rapporti col Salamone e tutte quelle cose riferite da Buscetta che avrebbe saputo da Salamone, non possiamo naturalmente ritenerle, nemmeno contestargliele, perché lei nega la conoscenza col Salamone. Non lo conosco. Non lo... Michelangelo Aiello. Sì, sì, l'ho conosciuto quando comprai la casa al mare. Che me la vendette una sua sorella e si creò un rapporto di buon vicinato. Poi noi abbiamo fatto una fabbrica lì nell'azienda Favarella e vendevamo i succhi a Michelangelo Aiello. Tutto qui il rapporto. Secondo Contorno c'era un certo favoritismo tra lei e Michelangelo Aiello sul campo degli agrumi e in particolare la distruzione degli agrumi di Michelangelo Aiello si sarebbe fatta nel fondo Favarella, mentre la distruzione degli agrumi del fondo Favarella si faceva a Bagheria. Tra l'altro credo che ci sia anche un procedimento penale che la trova coinvolto, credo, in questa situazione, di truffa ai danni della CEA assieme a Michelangelo Aiello. Ma quando mai? Non c'entra proprio niente questo qui, signor Giulio. Io le rappresento quali sono gli elementi di... Sì, sì. Ma non esiste. Ma io le posso dire una cosa, che il macero iniziò nell'annata, spero di non sbagliare, ma comunque ci saranno i documenti, anche che io sbaglio la data, ci saranno i documenti. Il macero iniziò fra l'annata 75 e 76. Prima di iniziare venne una commissione lì a Favarella per vedere se il posto era buono per fare questa operazione. Allora il posto piacque e vennero lì a fare il macero. Infatti collocarono un bilico che esiste ancora lì. E che c'era una commissione di tantissime persone, c'era la finanza, c'era la prefettura e non so gli altri, ma era una numerosissima commissione che si consegnava la merce delle varie cooperative che portavano la merce lì. Il camion saliva sul bicolo, lo pesavano, controllavano la merce, facevano il buono e ognuno se ne andava per i fatti suoi. Tutto qui. E poi dopo mese e mese veniva pagata questa merce. In che cos'è questa truffa? È nel calcolo del peso della merce distrutta. Ma come potevano truffare con una commissione di tantissime persone, tutte ladre allora erano? Scusa. Prefettura, finanza, pure la finanza diventò ladra per Contorno. Tutte, nessuno c'è più onesto. La commissione presiedeva ad ogni... Ma a questo punto si deve arrivare. Tante ragioni e tante persone, sì, potevano andare. Ecco, diamo atto sapere. Allora, ecco, una nuova situazione di Favarella, estremamente importante, che può essere conosciuta da chiunque,
proprio perché lì una serie di camion, interminabile purtroppo per la nostra economia, portava questi agrumi da distruggere. Io volevo chiedere, questa commissione presiedeva ad ogni distruzione di agrumi? Presiedeva l'intera commissione ad ogni distruzione, pesatura, eccetera? Sì, c'era la commissione per la pesatura e per il controllo. C'era la commissione e prima di distruggere venivano pesate? Sì, sì. Prima in presenza della commissione? Venivano pesate. E poi lei può già vedere benissimo. C'è un passaggio, c'è il bilico, il camion si effettuava la pesatura e poi davano ordine, puoi andare a scaricare, e andava a scaricare e rilasciavano un vuoto. Ma che erano tantissime persone, non era una persona sola che si può pensare chissà quello che faceva, ma tantissime persone, finanza, prefettura, ispettorato agrario e altri che io non ricordo, non mi interessava sapere. Ma esistevano registri, delle annotazioni delle singole pesature, degli agrumi? Esistevano delle annotazioni, dei registri dove venne annotato queste... Si metteva il peso e il nome della cooperativa, io ricordo, sa. Poi se particolare io non... Nel buono? Nel sì, buono. Sì, rilasciavano un buono per il peso. E loro non prendevano nota di questi buoni che rilasciavano? Sì, a loro restava, restava la ricevuta, c'era un blocco. Allora restava il blocco e davano la ricevuta al proprietario. Così veniva fatto. Comunque lei ha conoscenza se nel fondo di proprietà di Michelangelo Aiello a Bagheria c'era un uguale posto addetto a questo stesso bisogno? No, le proprietà di Aiello io le sconosco completamente. No, non, forse non sono stato chiaro. Cioè, così come hanno scelto Fondo Favarella per lo schiacciamento, per la distruzione degli agrumi, sì, sì. Lei è a conoscenza se anche presso Bagheria c'era un posto dove schiacciavano gli agrumi? Ma se non mi sbaglio era a Bellabate, ce n'era un altro, credo. Non sono certo, a me non interessava, ma credo a Bellabate.